La porta sul buio è la storia di una coppia in crisi che prende una casa in una città, ma questa casa è particolare perché c'è una porta in fondo al corridoio che non può essere aperta per nessun motivo, ordini del proprietario. E piano piano questi ragazzi scoprono che dietro questa porta si nasconde qualcosa, che però è la metafora delle loro fobie, delle loro paure. È un film che parla di coppie, coppie che si rompono, coppie che non riescono ad arrivare fino ai 40 anni, come succedeva magari un tempo. È un film che parla dei tempi moderni, della rottura delle relazioni, ma è un film che offre anche grande speranza e ha uno spunto artistico notevolissimo. Marco Cassini e non solo Marco Cassini, ma anche l'intero territorio abruzzese, soprattutto Teramo, vince un premio internazionale per il tuo film. Agli Indie Nuts Awards in Germania. È una competizione molto importante, attiva dal 1990 e per il cinema indipendente rappresenta una reale realtà. Essere stati selezionati in un contesto del genere era già una grande soddisfazione per me. Ma ieri sera abbiamo scoperto che abbiamo vinto il premio internazionale come miglior film su una selezione di, penso, un centinaio di film provenienti da tutto il mondo. Parliamo del cast, tutto abruzzese. Assolutamente sì. I ragazzi che mi hanno aiutato dalla scenografia ai costumi sono tutti ragazzi abruzzesi, chi è nato a Chieti, chi all'Aquila, chi a Pescara. La Scuola Nazionale di Cinema di Pescara ci ha dato una grande mano per realizzare questo film insieme a Fare Arte, che sono di Teramo, ovviamente, la scuola di fare musica di Nicoletta Dale. Tante realtà messe insieme per raggiungere un unico obiettivo che era quello di portare l'arte abruzzese in alto. Io ho scritto e diretto questo film, quindi ero il capitano di questa barca e riuscire a vincere questa partita è stato un grande traguardo, una soddisfazione grande, anche per tutti i ragazzi che insieme a me hanno lavorato in questo film.